Nessuna pausa del Consiglio regionale a Pasqua, sono già ripresi i lavori delle commissioni in attesa delle sedute del 9 e 10 aprile. Si avvicinano poi momenti importanti, la festa della liberazione, quella dei lavoratori, i giorni dell'Europa, tra l'altro la vigilia delle elezioni del Parlamento europeo. Sono trascorsi ormai più di 5 mesi dalla disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio mezza Toscana. Il Consiglio regionale, che alla fine del 2023, come ultimo atto dell'anno, ha votato una legge per sostenere famiglie e imprese, è ancora molto impegnato sul fronte della sensibilizzazione. Parleremo ancora di case popolari. Il futuro degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato al centro del dibattito in aula di qualche giorno fa e lo sarà di nuovo anche molto presto, quando verranno valutate una delibera della Giunta e un'altra proposta di legge dell'opposizione. Intanto una prima proposta, sempre dell'opposizione, che fissava nuove regole per la vendita di questi alloggi è stata bocciata. Con l'avvio della campagna elettorale si intensifica l'attività del CORE come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, ma il controllo sul rispetto del pluralismo è soltanto uno dei compiti di questo organismo, che intanto ha concluso a Pisa il suo giro nelle città, in tutte le città capoluogo della Toscana. Libri e mostre, eventi di folklore, di buon cibo, di sport, di cultura, la Toscana si svela anche qui a Palazzo del Pegaso, con tante iniziative che poi ogni giorno ritrovate nei nostri telegiornali. La ricordiamo bene l'alluvione con i suoi effetti disastrosi in mezza Toscana. Prima i soccorsi disperati per salvare le vite umane, ne abbiamo perse 8, poi la conta dei danni enorme, infine adesso dovrebbe partire la ricostruzione. Sono passati 5 mesi e quello che è accaduto resta evidente nel distretto produttivo più importante della regione. Cosa ha fatto il Consiglio regionale? Il 20 dicembre ha approvato una legge che stanziava soldi per le famiglie e per le imprese, poi ha sostenuto iniziative ed eventi per rendere presente il dramma di quelle ore. Infine ha seguito con attenzione le parole della Presidente del Consiglio in visita istituzionale a Firenze lo scorso 13 marzo, nelle quali ha annunciato un'aggiunta di 66 milioni statali ai 189 già previsti. E devo dire che quello che la Presidente in quel momento assunse come impegno, quello di recepire fra i gangli del bilancio dello Stato appunto 66-67 milioni da destinare a famiglie e imprese, è stato recepito nel decreto legge che è stato ieri firmato. Si era parlato di un emendamento, invece meglio così, aver inserito tutto direttamente al decreto legge. Quello che avevamo raggiunto come accordo con la Premier Meloni si è realizzato, quindi atteggiamento di correttezza che io apprezzo, e devo dire che questo mi consentirà come commissario ora di sviluppare le procedure così come l'ho fatto per quei 37 milioni, 25 alle famiglie, 12 alle imprese che noi abbiamo stanziato come Consiglio regionale quando abbiamo approvato il bilancio a dicembre e che già nella prima tranche sono arrivate alle famiglie. Da parte sua il capogruppo di Fratelli d'Italia tiene a sottolineare su questo il grande impegno del governo che ora appunto porta a questo risultato. Il governo ha lavorato mesi per trovare questi 66 milioni, il presidente Gianni lo sa benissimo, tanto che il giorno prima aveva annunciato sul giornale che sarebbero arrivati questi 66 milioni, perché evidentemente qualcuno dal Parlamento aveva spifferato che il governo stava lavorando su quella cifra. E va bene così, nel senso, pensiamo a ringraziare il governo che ha fatto, che sta facendo la sua parte, che non è finita qua, e intanto plaudiamo l'arrivo di questi 66 milioni. Se poi vogliamo raccontarci, questi 66 milioni arrivano perché Gianni ha messo il broncio e va bene, invitiamo il presidente Gianni a mettere il broncio tutti i giorni, almeno 3 volte che passa un ministro dalla Toscana, lui mette il broncio e ci lasciano 60 milioni sul territorio, io sono felicissimo. Se vogliamo fare invece i seri, per esempio, io aspetto ancora di sapere dove sono i 50 milioni che lui il 20 di dicembre, rispondendo al sottoscritto, quindi quello posso dirlo essendo parte in causa, Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento all'ultima variazione di bilancio del 2023 chiedendo
10 milioni per le famiglie alluvionate, Gianni ci rispose in aula, non 10 ma 50. Io quelli ancora li devo vedere. Ecco allora in cosa consiste l'aiuto da Roma, 100 milioni, il fondo perduto per indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici, 6 milioni per i danni delle imprese agricole, 50 per il recupero della capacità produttiva, 25 per l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, oltre che per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e poi 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara, 5 milioni per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze. Come sanno bene i nostri telespettatori, le ultime sedute del Consiglio regionale sono state dedicate soprattutto ad una prima illustrazione della proposta del piano delle acque e ad un confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre purtroppo continuano gli incidenti, spesso dall'esito tragico. Ma si è parlato anche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con una proposta che riguardava la loro possibile alienazione, presentata dalla Lega, primo firmatario Giovanni Galli. Pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter avere e dare un messaggio di emancipazione, no? a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento, che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono cresciuti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma, e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione, appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. Il tema è di competenza della terza commissione, quella per la sanità e le politiche sociali, che di recente ha fatto il punto con l'assessora regionale. Qualche dato che è emerso: sono 50.000 gli alloggi ERP in 5.871 edifici, altri sono in costruzione. Il 54% è stato realizzato prima del 1970, il 37% tra il 70 e il 2000, l'8,5% dopo il 2000. La presenza media è di 2,38 persone per ogni alloggio, per un totale di 107.744 inquilini. L'85% delle domande presentate, oltre 17.000, sono state accolte, dice ancora l'assessora. Nel 2022 le nuove assegnazioni sono state 1.029, più 2% rispetto all'anno prima. Ora c'è un nuovo piano annunciato dalla Giunta. Il primo intervento è di 29 milioni e mezzo e prevede la realizzazione di circa 150 nuovi alloggi. Il secondo, da 10 milioni, sarà rivolto invece al patrimonio esistente, permetterà il ripristino di 500 alloggi attualmente sfitti, con priorità per quelli vuoti. Gran parte delle risorse, 29 milioni e mezzo su 40, arriveranno dal bilancio regionale. 10 milioni invece è il contributo del Fondo di Sviluppo e Coesione. Il piano regionale per la casa include anche altri 50 milioni di interventi per la realizzazione di abitazioni ERP, e questi permetteranno la realizzazione di 700 nuovi alloggi. Alle risorse pubbliche si aggiungono poi quelle dei gestori ERP per circa 65 milioni, saranno destinati alla manutenzione del patrimonio edilizio. Il pacchetto di interventi si completa con i fondi del piano di interventi complementari al PNRR, 93 milioni di euro, grazie a cui si interverrà sulla manutenzione, l'efficientamento energetico, il miglioramento sismico di 2.700 alloggi. Da queste valutazioni parte il consigliere Sostegni, presidente della terza commissione, che contesta la proposta della Lega. Allora, sicuramente la strada non è quella di alienare il patrimonio ERP. Prima di tutto perché la vendita di una casa, ci vogliono tre vendite per ricostruire un alloggio. Quindi se noi vendiamo, riduciamo la possibilità per i cittadini poi di avere una risposta nell'ambito degli alloggi di edilizia popolare. Questa legge quindi va in quella direzione e noi l'abbiamo bocciata, e poi anche perché è anche inefficace, perché il piano regionale dell'alienazione prevede già in alcune condizioni, cioè negli alloggi misti, nei condomini misti, gli edifici sono in condizioni per cui costerebbe più riprenderli che ovviamente alienarli,
In Toscana sono 4.000, oltre 4.000 alloggi, che sono alienabili. Di questi, per il vincolo, c'è un vincolo importante nella legislazione, è quello per cui non si possono vendere più di quanti sono gli alloggi che rientrano nel patrimonio, proprio per non depauperare il patrimonio ERP, e comunque erano vendibili nello scorso periodo 1.700 alloggi, sono stati venduti 200 alloggi. Il no alla proposta di legge che è stata presentata dalla Lega, oltre che dal Partito Democratico, abbiamo sentito sostegni, arriva anche dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva. Sono assolutamente contrario e siamo assolutamente contrari alla vendita degli appartamenti. Ora, non che questo non sia accaduto durante il corso degli anni, è accaduto. Sarebbe anche possibile, a mio avviso, vendere quegli appartamenti che oggi si trovano all'interno di immobili, di grandi immobili, che sono per la stragrande maggioranza fatti da appartamenti privati, in modo da evitare quello che viene chiamato comunemente il nido di Vespa, e cercare invece di raggruppare per avere la gestione migliore ed ottimale. Bisogna, a mio avviso, smettere di dire, come è capitato anche oggi in sala del Consiglio, che questi appartamenti possono essere venduti a 40-50 mila euro. Non è assolutamente vero, possono essere venduti al prezzo minimo di mercato, perché sennò due minuti dopo arriva la Corte dei Conti, e se una persona è in condizione di poter acquistare un appartamento a un prezzo di mercato lo può fare tranquillamente fuori da quello che sono gli appartamenti ERP. Il gruppo di Fratelli d'Italia, che pure ha votato a favore della proposta della Lega, ha presentato tuttavia una propria proposta che andrà in discussione nelle prossime sedute. L'obiettivo è il medesimo: agevolare il riscatto. Ora, anche su questo, non è che la Lega o Fratelli d'Italia vogliono introdurre il meccanismo del riscatto rispetto alle alloggi popolari. Il meccanismo del riscatto è già previsto. C'è un piano di alienazione di alloggi ERP che arriverà fra qualche settimana in Consiglio, che prevede circa 4.770 alloggi in quel piano di alienazione. Noi chiediamo di selezionare quegli alloggi tenendo conto delle esigenze di chi ci sta dentro, di colui che si chiama a riscattare, per poter, lo dico chiaramente, fare cassa. Perché se noi recuperassimo, mettessimo, riuscissimo veramente, come parla la mia proposta di legge, a far riscattare 5.000 alloggi popolari, il 10%, significherebbe incassare 200 milioni di euro, perché il costo del riscatto medio è sui 40-50 mila euro, stiamo pur bassi, significa recuperare 200 milioni di euro. 100 milioni servono per recuperare tutti i 5.000 alloggi adesso sfitti, e gli altri 100 milioni servono per fare lavori di manutenzione sull'edilizia residenziale pubblica, che molto spesso si trova in situazioni fatiscenti, o per costruirne di nuovi. Sulla stessa linea della Lega c'è anche il consigliere Ulmi, che pure ora è passato al gruppo misto. Facciamo qualcosa, qualche cosa che in qualche modo possa dare una scossa a questa situazione. Forse potremmo anche sbagliare all'inizio, ma perlomeno si muove. Se noi tutti quei soldi che utilizzeremo dalle alienazioni meno ingessate, questa possibilità di alienare le case meno ingessata, le reinvestiamo nella ristrutturazione di quelle esistenti, nell'acquisto di quelle, quelle che potremmo mettere in commercio, avremo innanzitutto un patrimonio più produttivo, in quanto sono tutte case che datano ormai 50 anni di vita, case che magari sono sorte nel mezzo di condomini misti, cioè dove non è tutto uno stabile di case di edilizia popolare. Ecco che con questa proposta di legge forse qualche cosa smuoveremo. Passata la Pasqua sono tornate a riunirsi le commissioni che hanno esaminato e votato gli atti che andranno in discussione nelle prossime sedute. Tra questi, il corposo pacchetto della prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026. La commissione che si occupa di territori e ambiente, mobilità e infrastrutture ha dato l'ok alle modifiche al regolamento sui limiti degli scarichi fuori dalla pubblica fognatura. Nel corso dei lavori è stata anche approvata la ratifica dell'accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comune di Firenze per adeguare il piano strutturale per quanto riguarda il parco agricolo della Piana. La Commissione Sanità invece si è concentrata sulle assunzioni e sui bisogni del personale sanitario con alcune audizioni. Allora vediamo
dei dati. Borse di studio per specializzandi, il governo ne ha messo a disposizione 16.000, ma solo 14.000 sono state richieste. Anche in Toscana ci sono dei posti liberi a soffrire, in particolare alcune specialità, soprattutto quelle ritenute poco appetibili poi per l'esercizio nel privato. Sono settori come farmacologia, cure palliative, medicina d'urgenza. Il problema del personale è ancora più accentuato in aree periferiche e disagiate. Per questo in Toscana ci saranno dei concorsi dedicati, anche con una sorta di premialità per quanto riguarda poi la scelta successiva. Il costo del personale è aumentato molto nel periodo della pandemia, ora sta scendendo. Sono 60.000 i lavoratori in totale. Dal 2019 al 2023 sono stati assunti quasi 500 medici e 1.600 infermieri in più, aumentano di 1.500 unità anche gli operatori socio-sanitari. Si avvicina il 25 aprile, la festa della Liberazione, saranno molte le iniziative sui territori, in ogni città, naturalmente le seguiremo da vicino e coinvolgeranno anche i consiglieri. Intanto qui a Firenze è stato presentato un libro, un romanzo che racconta la storia dei partigiani del nord-ovest della Toscana, vicino alla linea gotica. L'autore è Corrado Leoni, il titolo è suggestivo, Partigiani, non santi ma combattenti. C'è chi li fa eroi, chi li fa santi, chi qua. Allora ho detto, era gente comune, quindi partigiani non santi significa gente comune, ecco, che viene dalla terra, dai contadini, e difatti se noi leggiamo i vari resoconti, ad esempio di Battaglia, no? Nel suo libro Un uomo partigiano, dice, ogni tanto dice, lavoravano di giorno e la sera andavano a combattere, no? Però l'idea che ho voluto trasmettere è che non è che sono partigiani solo quelli che facevano saltare i ponti, ma anche la mamma, il babbo che li proteggeva. E questo penso che sia un messaggio che vorrei trasmettere. Alla presentazione c'erano anche i consiglieri regionali Giacomo Bugliani, che è espressione della provincia di Massa Carrara, e Federica Fratoni, a rappresentare tutto l'ufficio di presidenza. È importante sempre dare spazio a queste opere, a queste iniziative, lo è ancora di più in questo 2024, che è un anno molto particolare, perché ci sono due ricorrenze fondamentali. La prima sono gli 80 anni dalla Resistenza, la Resistenza che fu una fase molto dolorosa per la nostra terra, per la terra di Toscana, che pagò un prezzo altissimo in termini di vittime civili, e si aprirà presto la stagione della primavera estate, nella quale nel 1944 vennero compiuti i massacri che tutti noi conosciamo, a partire da Sant'Anna di Stazzema, forse il più efferato, che proprio vicino, limitrofo alle zone in cui si ambienta questo romanzo. L'altra ricorrenza fondamentale è quella dei 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, quindi un 2024 che ci impone una riflessione che riguarda il passato, riguarda la storia, ma riguarda anche l'attualità dei nostri tempi, connotata da guerre, da odio, rispetto alle quali i valori invece della Resistenza devono essere sempre testimoniati e tenuti presenti. A proposito di libri, torna dal 12 al 15 aprile il tradizionale appuntamento con il Festival Giallo Pistoia, dedicato alla letteratura poliziesca, noir e thriller. Sarà questa la 14ª edizione. Quest'anno è un festival che si occupa una buona parte di misteri, chiamiamoli gialli o casi irrisolti, non adopriamo il cold case, teniamoci edizione italiana, e questo ci ha portato un po' a approfondire un discorso che riguarda sia gli autori che alcuni personaggi che ancora materialmente hanno vissuto queste storie. Ma tra gli autori noi abbiamo Maurizio De Giovanni, abbiamo Giulio Berselli, abbiamo Francoforte e tanti altri. Però abbiamo anche un gruppo di personaggi che si occuperanno, o perché l'hanno scritto direttamente o perché hanno pubblicato dei libri sopra, dei casi, per esempio Firenze, il caso del mostro, noi ne parleremo. Il cinema di Francesco Nuti brilla ancora, il Consiglio regionale insieme alla Giunta sostiene ora una serie di eventi, ci saranno due occasioni speciali al Cinema La Compagnia di via Cavour a Firenze, il 10 e il 23 aprile, interverranno personaggi come Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Giovanni Veronesi, Giuliana De Sio, ci sarà anche un premio dedicato al comico toscano. Ascoltiamo Anna Maria Malipiero, attrice ed ex moglie di Nuti. Devo dire che
si stanno facendo tantissime cose, non solo a Firenze ma in tante altre parti d'Italia. Siamo davvero contente perché, insomma, portare avanti il nome di Francesco, soprattutto per Ginevra, è davvero entusiasmante, sperando che poi soprattutto lei spera che anche le nuove generazioni possano venire a conoscenza, insomma, dell'arte di suo padre, quindi è la prima a portare avanti il suo nome. Perché questa attenzione alla figura di Nuti, chiediamo al Presidente del Consiglio regionale? Soprattutto il modo con cui noi vogliamo ricordare un grande toscano, vogliamo ricordare Francesco Nuti con un premio, era un impegno che avevo preso qualche tempo fa per ricordarne la sua capacità di saper portare la Toscana nel mondo. Permettetemi un grande ringraziamento ad Anna Maria, un grande ringraziamento a Silvia Groppa, ha svolto un lavoro fondamentale in queste settimane, altrimenti non saremmo qui, e in questo premio si vuole raccontare quanta arte, quanta bellezza è riuscita a trasmetterci Francesco negli anni della sua carriera e quanto oggi sia ancora nel cuore di tante toscane e di tanti toscani. Dal cinema alla TV e non solo, il CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, ha concluso il suo giro in tutte le città capoluogo, ultima tappa mercoledì scorso a Pisa. L'input era partito dal Consiglio regionale e dal suo presidente. Al nuovo CORE, come ho chiesto, stiamo tra le persone, spieghiamo qual è l'impegno del CORECOM, uno su tutti, semplice, che arriva alle persone, è la risoluzione delle controversie telefoniche, tante ancora oggi, e il CORECOM svolge una funzione fondamentale. E poi il patentino digitale, insegnare alle ragazze e ragazzi, ma non solo, a come vivere nella rete. La rete è un luogo pieno di tanti rischi, ma dalle grandi opportunità. E a noi il compito di formare, di indirizzare. E poi gli investimenti fatti verso le comunicazioni sociali migliori, perché alla fine il compito di un'assemblea legislativa e di tutto quello che ruota intorno all'assemblea legislativa è cercare di dare le migliori risposte alle cittadine e ai cittadini toscani. Ed è bello che le tappe sono state una per provincia, che tanta è stata la partecipazione, insomma la strada tracciata mi sembra quella giusta. Qual è il bilancio di questa iniziativa che si è sviluppata, come dicevamo, in tutte le province? Lo chiediamo al presidente del CORECOM. Ma è un bilancio sicuramente positivo, perché abbiamo voluto aprire questo canale diretto con i territori, andare in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI, con l'Unione Province Italiane. È la prima volta che il CORECOM esce, almeno in modo così strutturato, dalle stanze fiorentine, e ci sembrava importante stabilire questo ponte diretto con le istituzioni, con i cittadini, con le scuole, con l'associazione, con le imprese, perché il CORECOM svolge tante funzioni sia sul mondo dell'informazione ma anche sull'educazione digitale e sulle buone pratiche di comunicazione che non sempre tutta la popolazione toscana conosce. Per cui è un modo per dire il CORECOM c'è, è a disposizione, ci sono tanti servizi come il Concilia Web per le conciliazioni con le controversie telefoniche, che può essere di utilità concreta e quotidiana per la vita dei cittadini toscani. Presto, continua lo stesso Meacci, ci sarà un'iniziativa che riguarda da vicino anche noi. Noi abbiamo dato ora un incarico a IRPET per fare uno studio, una mappatura, una fotografia di tutto il sistema informativo in Toscana, in modo poi che quando avremo questa restituzione del quadro, e organizzeremo questi stati generali delle informazioni per mettere a confronto tutto il mondo dell'informazione, che tanto è cambiato e tanto cambia giorno dopo giorno. Vogliamo dare un'occasione di confronto ma anche restituire alcuni elementi di riflessione al governo regionale e anche AGCO. Parliamo ora di sport, ci sarà anche il Pegaso alato della Regione Toscana sulle maglie dei partecipanti alla Francigena Bike Adventure patrocinata dal Consiglio regionale. 400 km in bici, con qualsiasi bici, partenza il 7 settembre dal parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Molto più ravvicinato il 26 e 27 aprile l'appuntamento con il 57esimo Rally Elba. Rivediamo le immagini della presentazione, saranno 7 le prove speciali, primo giorno con 3 prove nella parte orientale dell'isola, sabato 27 si correrà invece dall'altra parte anche sul Monte Perone, è la manifestazione sportiva più antica di tutta l'isola. Infine,
Prima di salutarci, un bellissimo evento d'arte e cultura, la mostra Artisti in Blu dell'Associazione Autismo Siena Piccolo Principe, un tema reso ancora più attuale dal fatto che proprio in questi giorni si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Autismo con tante iniziative. La mostra si intitola Riflessi nel Cristallo, resterà aperta nello spazio espositivo Ciampi del Palazzo del Pegaso a Firenze fino al 13 aprile. Molte delle opere realizzate dai giovani artisti sono ispirate a una ventina di quadri della collezione permanente del Museo Novecento di Firenze, realizzati da importanti esponenti della pittura italiana del Novecento, opere che i ragazzi hanno potuto ammirare dal vivo in occasione della visita fatta lo scorso 2 marzo, un'elaborazione ulteriore che le ragazze e i ragazzi del laboratorio di pittura ora offrono a tutti. Questa mostra nasce dal nostro laboratorio di pittura, che è svolto proprio nella sede dell'Associazione Autismo Siena Piccolo Principe e presso l'Auser di Sant'Albino a Montepulciano. Sono due sedi per lo stesso laboratorio. Il nostro volontario Umberto Trezzi, che è un artista e uno scrittore, veramente si presta tanto, ha avuto l'idea di proporre ai ragazzi opere del Novecento, comunque dell'arte contemporanea. I ragazzi le scelgono liberamente e le realizzano come vogliono. C'è chi è più preciso, c'è chi è più creativo, ognuno però esprime i suoi sentimenti, come si sente quel giorno, esprime se stesso appunto attraverso queste opere, attraverso questi quadri, che infatti sono diversi ognuno dagli altri, anche se magari si riferiscono alla stessa opera. Noi ci rivediamo venerdì 12 aprile alle 21:10, sempre dopo il TG della sera, sempre su Telegranducato, repliche naturalmente durante tutto il weekend.